Escursione fuori regione che facciamo quest'anno. Siamo venuti a prendere, ci avevano promesso un sole caldo, mare, eccetera, e siamo sicuri che la giornata manterrà le promesse. E solite indicazioni, siamo tanti oggi e abbiamo un programma abbastanza stretto, quindi chiedo a tutti quanti, al solito, massima collaborazione. Oggi l'escursione è in realtà un'escursione classificata come della nostra sezione, ma è stata organizzata dai nostri agenti non registrati, dai nostri agenti a Lavana, no, a Bari in realtà. Quindi li conoscete bene, li abbiamo già fatto tante volte con loro, altre escursioni. L'anno scorso siamo stati sulla via Francigena da Polignano, da Monopoli a Polignano, quindi abbiamo Antonio Di Nicoli. Ciao a tutti. Che è la persona che sarà in testa oggi. E Emanuela dove sta? Sono qui. Emanuela che si nasconde sempre, quindi ve la faccio vedere perché cosa c'è. Poi oggi abbiamo anche un ospite, che è una persona diciamo del posto, che conosce queste zone, che è Libera di Bari, che, come dice il nome, è di Bari, della sezione di Bari. Libera è anche una operatrice tutela ambiente montano, quindi Ortam. Buongiorno a tutti e benvenuti, siamo onorati di ospitarvi nella nostra terra, siete voi i nostri ospiti, non io. E il percorso che faremo è uno dei percorsi più belli del Gargano. Qui siamo sul Monte Barone, faremo una piccola salita adesso e arriveremo in cima a Monte Barone, dopodiché prenderemo la discesa per, verso il mare, per Vigna Notica, si chiama così questa spiaggia. Dopodiché ci fermeremo non tanto, faremo un piccolo spuntino se vogliamo, ma non sarà il pranzo. Dopodiché faremo quello che chiamano qui il sentiero dell'amore, che è un sentiero davvero davvero stupendo. E ci troveremo dall'altra parte del vallone, perché qui c'è un vallone e più in là ce n'è un altro, e raggiungeremo Baia delle Zagare, che non ha nulla da invidiare a Vigna Notica, perché ci sono i famosi faraglioni. Lì faremo il pranzo, dopodiché saliremo il vallone di Baia delle Zagare, dove ci sarà il pullman ad aspettare. E buona camminata! Io quando vado all'escursione, il mio stato d'animo, il mio approccio iniziale, il mio punto di partenza è di fare una cosa insieme agli altri, in un luogo comunque naturale, e man mano cammino, man mano andiamo avanti, guardo, vedo, e vedo quello che mi succede, quello che mi succede è vedere delle bellezze che mi creano queste emozioni di cui ti parlavo, ed è anche una sensazione di benessere, di rilassamento.
mentale. E cioè? Che sono... sono conglomerati, sabbie legate al torrente che abbiamo attraversato. Noi abbiamo attraversato l'alveo di un torrente. Quando, diciamo così, in un contesto climatico diverso, che è successo? Che il torrente scorreva là sopra, a quel livello là. Poi, quando il livello del mare si è abbassato, il torrente ha iniziato a incidere e ha lasciato sospesi i depositi cioè, più alti. Il mare era proprio ad altezza. No, c'è stato 120.000 anni fa, stava a meno 7-8 metri più in alto. Poi questa è una zona pure che si è sollevata, quindi questo effetto ha creato questa sorta di deposito. Quello bianco è un altro taglio, mondo. Là sono fanghi che sono deposti in fondo al mare, mare profondo. Arrivava qua praticamente. Il mare stava 500, 600, 1000 metri sopra. Questo è un bacino. Ma sempre profondo, era il bacino adriatico che continuava. 150.000 anni fa, quando no, di più. 100 milioni. 100 milioni, centinaia di milioni come minimo. Magari a piccoli gruppi e proseguiamo sulla sinistra in fila indiana, mi raccomando. A salire, scusa? A salire, sì, il pullman è proprio dietro la curva. Il progetto è stato commissionato da, vedremo il monogramma più avanti, da Ferdinando I d'Aragona, re di Napoli, che commissiona il progetto di ristrutturazione di questo castello al più grande architetto militare del Rinascimento, che era Francesco Di Giorgio Martini, che pensa a questo castello come un uomo, come la figura di un uomo. La vedetta che è la testa, le sale interne, gli organi interni che fanno funzionare la macchina e i torrioni di difesa, quindi che sono le braccia. A sostegno della torre normanna di XI secolo costruiscono questo primo bastione, questo torrione di protezione datato, vediamo anche la data, 1491, perché in quel periodo arrivano le armi da fuoco, quindi non si combatte più con archi, freccia e archibuce, tutte queste, ma arrivano praticamente, arriva la polvere a sparo, quindi i cannoni, i primi fucili che sono gli archibugi, quindi hanno dovuto rinforzare le cortine e costruire questi torrioni di difesa. Il secondo torrione è 1492, all'interno c'è un sotterraneo che dava la possibilità ai soldati di andare direttamente nella piazzata, quindi muoversi velocemente all'interno del castello. E l'ultima torre che vedremo un po' più avanti andando verso il santuario, che è il torrione a carena di nave, quindi una forma completamente diversa. Qualcuno ha fatto notare che sembra non restaurato, visto che voi siete camminatori sicuramente appassionati anche dell'aspetto naturalistico. Questo castello conserva delle specie protette, quindi delle forme di endemismo, tra cui la campanola garganica, tipica di questi posti, le Ubrezia columine, la scabbiosa di Della Porta, e poi questa pianta che molti scambiano per salvia, ma non è. È una pianta transadriatica che si chiama Enula o Inula candida, ed è in dialetto locale sarebbe la stagna sangue, c'era il cerotto di una volta che veniva utilizzata come cerotto, è inodore, in sapore, però ha queste proprietà stagnanti perché la foglia praticamente è pelosa e quindi veniva utilizzata la stagna sangue.
è centro visita del Parco Nazionale, quindi hanno voluto creare hanno fatto un restauro una quindicina di anni fa, quindi preservando sia l'aspetto storico-archeologico che l'aspetto naturalistico, quindi perché conserva questi endemismi, quindi delle piante protette. Ritornando alla storia di Monte Sant'Angelo, sapete bene, si pensa che prima di questa torre normanna ci fosse una torre longobarda, quindi un primo castrum con torre in pietra e con delle palizzate in legno. Poi arrivano i normanni e sapete, i normanni, conquistando tutti i baluardi bizantini e longobardi, si incastellano, c'è proprio il fenomeno, viene chiamato dell'incastellamento, si schiudono, si arroccano. Monte Sant'Angelo subisce la stessa trasformazione con un primo muro di cinta che chiude il primo centro urbano, e anche lo stesso santuario di San Michele Arcangelo cambia il suo aspetto e viene aperta, viene chiusa la porta nord che dava alla via Francigena, che è in direzione di quella torre militare, lì dove c'è il radar, e viene aperta una porta sud proprio perché non serviva più quella nord, ma serviva quella rivolta a sud, quindi al primo centro urbano di Monte Sant'Angelo. Ma ve le farò capire dopo queste cose, quindi cambia totalmente l'assetto. Sapete, ci accomuna la storia, perché i longobardi diventano devoti a questo angelo guerriero, che scambiano semplicemente per la loro divinità, che era Wotan, era Odino, quindi guerriero, e diventa il santuario di Monte Sant'Angelo un santuario internazionale, e diventa il santuario per eccellenza del popolo longobardo. Tra VI e VII secolo eravamo, e VIII, eravamo dipendenti, scusate, tra VII e VIII secolo eravamo dipendenti non da Foggia ma da Benevento, quindi eravamo sotto il ducato di Benevento, e quindi sapete, siete camminatori, non me lo devo dire io, già lo sapete, c'è la via Sacra Longobardorum o la via Micaelica, adesso si parla tanto di via Francigena, ma la via Micaelica, voi sicuramente lo sapete, è più antica della via Francigena, che è basso medievale. Ma la via Micaelica era collegata alle direttive romane, che poi erano la Traiana, l'Appia, e la Traiana che davano a Brindisi. Quindi è una direttiva molto più antica della via Francigena, e spesso in qualche cartina qualcuno l'ha voluta pure sviare. Questi 200 chilometri molto importanti, anche perché questo luogo è stato il centro propulsore della cristianità di tutto Occidente e primo santuario micaelico d'Occidente. Tutti i santuari che conoscete, San Michele della Val di Susa, io sto parlando dei più famosi, San Mont Saint Michel in Normandia, Scanlin Michael in Irlanda, eccetera eccetera, tutti dei Micaleo, dei santuari costruiti a modello del santuario di Monte Sant'Angelo. Quindi siamo in un luogo molto importante, era un santuario dove nel periodo, stiamo parlando dell'alto medioevo, c'era gente che dal nord dell'Europa veniva qui a fare pellegrinaggio, un po' come, per capirci, oggi San Giovanni Rotondo, sì, oppure Lourdes, oppure Medjugorje. Quindi arrivavano, e hanno dovuto cambiare anche a livello di assetto architettonico il santuario, ma lo vedremo, poi ve lo spiegherò giù, proprio perché c'era un'affluenza maggiore, è diventato un luogo veramente importante. Sapete che dal 2011, come da voi con Santa Sofia, fa parte di questi 7 siti che partono dalla Longobardia a Maion per scendere giù alla Longobardia a Maion, e quindi ci accomuna anche, diciamo così, questo sito UNESCO. Appena all'inizio del centro storico, fuori dal santuario, la prima chiesa dopo il santuario sapete, è una grotta carsica che poi pian piano ci hanno costruito sopra, quindi i normanni, gli angioini, quindi fino a costruire la scalinata e il campanile, che è un campanile del 1274 fatto costruire da Carlo I d'Angio, e successivamente il colonnato e anche l'altra parte della facciata. Quindi in origine è una facciata durazzesca. Subito fuori dal santuario hanno costruito
secondo l'agenda c'erano delle cappelle dedicate, una a San Pietro, che è questa chiesa che vedete, che conserva solo la facciata barocca del 1605, e questa abside, diciamo, il periodo pre-romanico, poi una cappella dedicata a San Giovanni e una cappella dedicata a Santa Maria. La prima chiesa ad essere trasformata fu questa di San Pietro, che è una chiesa del IX secolo, infatti vedete doveva essere tutta affrescata, a tre navate, perché abbiamo la pianta con il colonnato, quindi si vede, si intravede, quindi doveva essere tutta affrescata con queste tre navate, e come potete vedere questi capitelli del presbiterio che conservano una madonatura con questi nodi che si rifanno molto all'arte nordica, quindi all'arte del nord, quindi possiamo identificarla un po' come arte, se vogliamo, legata al popolo longobardo. Dietro costruiscono questo monumento, che poi l'ipotesi più attendibile è, diciamo, della funzione che ha avuto, è quella del battistero. È chiamato battistero di San Giovanni in tumba. Molti tumba pensano che sia tomba, ma tumba in latino è cupola, quindi sarebbe San Giovanni sotto la cupola. Se la guardate da lontano, sembra quasi un minareto, quindi è una struttura medio orientale. Infatti all'interno ci sono influenze di stile medio orientale, tanto che troviamo la base della torre, che è del XII secolo, l'arcata gotica. E qualcuno potrebbe subito fare la domanda: che ci fa l'arcata gotica in quel periodo? In Medio Oriente, l'arco, quindi il sesto acuto, lo troviamo già praticamente presente. Poi troviamo un matroneo sopra questa arcata a sesto acuto, romanico, come vedete, con monofore e bifore. Matroneo, perché si poteva entrare dalla parte alta del paese, che è la strada che vedete per arrivare al santuario, quindi qua si scende, diciamo, nel canyon, e praticamente si entrava nel matroneo, quindi matrone e penitenti, quindi chi si doveva battezzare, scendeva, si battezzava tra bruco, quindi si faceva proprio, si calava in questo vascone enorme e poi usciva purificato nella chiesa di San Pietro. Questa tipologia di chiesa con annesso battistero lo ritroviamo sia in Italia ma anche in Croazia. Se andate a Ravenna o ad Aquileia o andate in Istria, Parenzo, Poret, trovate delle chiese molto simili. Quindi la cosa bella è che questo monumento all'interno conserva delle metope, che sono queste sculture appese a questa cupola in muratura, ma soprattutto dei capitelli che fanno riferimento ai sette vizi capitali, quindi ci fanno capire ancora di più che doveva essere sicuramente un battistero. Ma soprattutto la cosa bella è che sono unici nel genere, cioè per farvi capire, il capitello che descrive l'avarizia non è altro che un uomo con una borsa al collo e con tanti serpenti che lo stanno divorando, quindi la rappresentazione, sapete bene, il Medioevo la simbologia era forte, quindi si comunicava tramite l'immagine, o come la metopa della lussuria, questa donna che nuda, distesa, e ci sono i serpenti che gli stanno mordendo i seni, per farvi capire. Quindi sono romanici, cioè, del periodo. Monte Sant'Angelo, qui nasce il romanico pugliese, perché l'arcidiacono Acceptus, il fondatore dello stile romanico pugliese, era nativo di Monte Sant'Angelo, quindi la cattedra episcopale, l'ambone dell'Acceptus, che prende piede in tutte le cattedrali di Puglia, diciamo, nasce qui. L'ultima invece cappella ad essere stata allungata, infatti viene addossata all'abside, diciamo, della chiesa di San Pietro, è questa cappella di Santa Maria, che è un tardo romanico, siamo all'anno 1198, ed è stata fatta costruire dalla mamma di Federico II. Anche la facciata, non lo diciamo noi, ma sta scritto nel timpano della facciata, perché il tutore, quindi il maestro di Federico II, bambino, già imperatore, si chiamava, era il cardinale Gregorio de Galganis, che era di Monte Sant'Angelo. Quindi, visto l'amicizia e il legame con l'imperatrice,
si fa finanziare l'allungamento di questa cappella di Santa Maria e fa fare questa splendida facciata, dove la cosa curiosa è intanto conservava dei leoni protostili che sorreggevano chiaramente la, che stavano alla base della facciata, e notiamo nella lunetta quel bassorilievo, vediamo questa Madonna con gli angeli col turibolo, e poi se ci fate caso stanno due figure inginocchiate, una più grande e una più piccola. Quella alla vostra destra c'ha anche un mantellino rosso, praticamente sarebbe Federico II quando aveva 4 anni, bambino, e l'imperatrice Costanza d'Altavilla di fronte, che è molto interessante, ma soprattutto questa chiesa, bellissima fuori, ma è ancora più interessante all'interno, perché nel 1970 fece i lavori di restauro per eliminare l'intonaco fatto nel 1711, e si accorsero che usciva colore da questo intonaco, ed è stato ritrovato un corpus di affreschi che va dalla fine del 1100 fino al 1500, tra cui due affreschi importantissimi che troviamo anche nei libri di storia dell'arte. Uno è il San Michele bizantino vestito come un imperatore di Bisanzio, questo ci fa capire che il culto di San Michele proveniva dall'Oriente. Ma soprattutto, questa è una notizia di pochi mesi fa, è stato ritrovato, non si sapeva, ma gli studiosi hanno praticamente visto, dopo anni, che c'è un'immagine, una delle prime raffigurazioni di San Francesco d'Assisi, forse la seconda o massimo la terza raffigurazione più antica di quella di Assisi, si può datare a quella successiva a quella di Subiaco. Subiaco, sì. E infatti, dopo lo vedrete dentro, San Francesco non è di fronte, ma è di lato come quella di Subiaco, ma la cosa sconvolgente è che non ha le stimmate. E questa cosa è diventata una domanda proprio problematica. Perché San Francesco ha avuto le stimmate? E perché non è rappresentato senza stimmate? Comunque sapete, San Francesco viene nel 1212, nome di Sant'Angelo, prima di partire per la Terra Santa, e lui era molto devoto, infatti lui faceva 5, se non so se lo sapete, infatti il corpo de Peri, proprio che lui faceva molte, no, molte quaresime, sì. Tra cui quella dedicata a San Michele, quindi lui era molto devoto, e quando arrivò a San Michele non entrò, non si ritenne degno di entrare in quella basilica. Si inginocchiò, fece un segno del Tao, infatti c'è anche l'altare dedicato a San Francesco, fece il segno del Tao e andò via, perché il luogo per lui era troppo sacro. Immaginate, nel Medioevo era una delle mete dei pellegrinaggi cristiani, alla pari di Santiago di Compostela, di Roma, di Gerusalemme, e quindi era un luogo veramente importante, dove ci passavano papi, imperatori, tutti ci sono passati da qui, ok? E qui dentro questo affresco, diciamo, non vogliamo azzardare datazioni, ma è subito, diciamo, dopo la seconda metà del XIII secolo, quindi diciamo un 50-70 anni dopo la morte di San Francesco, quindi tra gli affreschi più antichi d'Italia. La chiesa di Santa Maria Maggiore, come vi ho detto, nel 1711, come descrive quella edicola, vengono ricostruite queste due volte, viene trasformato il presbiterio, che sicuramente doveva essere simile alla struttura absidale della chiesa di San Pietro, quindi abside romanica con affreschi. Tolgono questo intonaco ormai deperito e inizia a uscire questi frammenti di colore, e quindi intercettano questo corpus di affreschi. Si parte da affreschi bizantini, quindi figure ferme, ieranti, come delle icone. Abbiamo un San Bartolomeo e un San Nicola di Mira. San Nicola di Mira, sapete, non è altro che San Nicola di Bari. E quindi San Bartolomeo e San Nicola di Mira, che questo vescovo, sapete, che poi durante le crociate, non so, sapete la storia, i baresi, un po' come hanno fatto con San Marco a Venezia, hanno trafugato il corpo. Poi abbiamo questa figura acefala, vescovo in trono, non riusciamo a decifrarlo. Invece qui probabilmente, quasi sicuro, è un San Giacomo Maggiore, legato anche al pellegrinaggio. Infatti troviamo lì delle cape sante, che sono simbolo, visto che anche voi siete, credo, pellegrini, che avete fatto pellegrinaggi,
la conchiglia, che è simbolo del pellegrinaggio Santiago de Compostela, ma diventa il simbolo per eccellenza del pellegrinaggio in genere, ok? Cioè ogni luogo aveva i suoi simboli, poi diventa tutti i pellegrini. Infatti abbiamo degli affreschi medievali di pellegrini che hanno questo cappello con la conchiglia attaccata o sul cappello o sul bordone, sul bastone. La conchiglia oceanica, la capasanta grande, serviva come bicchiere nei fiumi per bere o per mangiare, era da piatto, era da bicchiere, diciamo così. Quindi probabilmente un San Giacomo maggiore. Siamo alla fine del 1100, inizio del 1200. Italia, di Monte Sant'Angelo e Manfredonia, ma soprattutto Manfredonia, mezzo cimitero se non tre quarti è di proprietà delle confraternite. Sopra il marmo il mettesse. Perché i becchini di una volta erano le confraternite, nelle processioni incappucciati erano per non farsi riconoscere dell'opera di carità che stavano facendo. Dal nord Italia al sud Italia il beccamorto a Venezia, lo scattamorto a Monte Sant'Angelo eppure a Benevento, che cosa faceva? È un po' macabro da raccontare, sì, però li sedevano su degli scolatoi, sì, e gli spanzavano con i coltelli, così potevano calciare velocemente i liquidi, si essiccavano prima e quindi potevano ospitare altri defunti, e quindi c'erano sempre quello, il giro dei soldi. E qui la stessa cosa, per non riempire le cripte. Questo, ecco perché la spiegazione dice: qui sì, potete essere seppelliti, ma solo se pagate, cioè comunque dovete contribuire, cioè non è che vi mettiamo così, dovete pagare per essere seppelliti. Perché fino a, poi ci fu la riforma di Napoleone di Saint-Jacques 1804, nel periodo anche di Gioacchino Murat, quando vennero fondati i cimiteri extramenia, quelli che abbiamo in tutte le città, per un discorso sanitario. Ma prima si seppelliva sotto le chiese, andate a Napoli, i nobili venivano seppelliti, più eri ricco più andavi a finire vicino all'altare, e i poveri nelle fosse terranee.